Ben ritrovati, nuova puntata di A Tutto Campo. L'Arezzo dunque risorge nel giorno in cui davvero il cammino dell'Arezzo poteva farsi ancora più delicato, e ancora con il rapido gol della Pro Patria che aveva pareggiato la prima rete in Amaranto di Gori. La squadra insomma ha offerto una grande prova di sacrificio soprattutto, ed è questo lo spirito che è stato determinante per tornare a vincere, e poi con un cutolo davvero immenso perché ha messo lo zampino in tutte e tre le reti dell'Arezzo, due assist e poi la punizione che poi ha rotto l'equilibrio nel secondo tempo. Quindi diciamo che l'Arezzo avrà qualche giorno adesso da passare in modo più sereno e preparare la sfida che appare proibitiva, ma che poi, come ha dimostrato anche il Siena la scorsa settimana contro il Monza, non è detto che poi le cose vadano sempre in base al blasone, in base alla forza dell'organico, agli investimenti fatti in estate. Io saluto Luca Amorosi, ben ritrovato, possiamo dire la voce della curva, ciao Luca, e poi ritroviamo mister Agostino Iacobelli, allenatore dell'Aglianese, che sta facendo un grandissimo campionato. Perché siete nella parte alta della classifica? Sì, siamo dalla parte dalla sinistra. Visto che l'obiettivo è la salvezza, è comunque, no? Sì, no. Comunque c'è una squadrettina simpatica, dai. Ora raggiungiamo prima il primo obiettivo che è importante, poi vedremo come sarà, quali giornate mancheranno. E tu, tra l'altro, hai allenato Gabriele Gori negli allievi della Fiorentina, sì. Quindi ci puoi dire molto di lui. Intanto rivediamo le immagini, rivediamo questa doppietta. Di Donato conferma il 3-5-2 con la Pro Patria, l'Arezzo che vuole tornare a vincere dopo due sconfitte interne consecutive. Pro Patria che arriva da due successi con Lenucci, Colai, Masetti in prestito proprio dall'Arezzo e Parker che partono dalla panchina in Arezzo. Davanti per l'Arezzo ci sono Gori e Cutolo, ancora in ruoli un po' inconsueti, Rolando, Piu che gioca dall'inizio. Incursione dell'ex Defendi, segnò 4 gol con la maglia dell'Arezzo. Belloni prova ad andare via, Molnar, Belloni dal fondo e l'intervento da parte di Tornaghi. Poi Piu fa partire il cross, la deviazione di Gori, la palla che va larga al 19°. Poi Cutolo prova a illuminare col sinistro, gran palla per Gori, perso dalla difesa, Gori dopo lo stop la mette dentro. Si sblocca Gabriele Gori, grande aggancio e conclusione di sinistro, l'Arezzo in vantaggio. Piu qui allontana il pallone, arriva Ghioldi, mette in mezzo Defendi subito, trova il gol dell'ex dopo Sasha Cori, anche Edoardo Defendi segna l'Arezzo sul cross di prima intenzione di Ghioldi, di prima anche il tiro di Defendi, dura solo 3 minuti il vantaggio dell'Arezzo, 1-1, tornano i fantasmi, tornano gli incubi, Belloni, parte il traversone, l'intervento ancora di Tornaghi che manda il pallone in calcio d'angolo, insiste l'Arezzo con Foglia, mette dentro col destro Gori, sempre lui. Poi sale Belloni, mette dentro e c'è il salvataggio di Molnar in calcio d'angolo. Dal corner seguente Cutolo mette in mezzo, arriva Gori che schiaccia, Tornaghi sta per buttarla dentro lui e poi con una smanacciata riesce a metterla fuori. L'Arezzo chiede il gol, lo stacco di Gori che stava per combinarla grossa. Rimangono i dubbi anche se il pallone sembra non entrato. Cutolo nella ripresa! Porta in vantaggio l'Arezzo all'ottavo con questo calcio di punizione che fa secco proprio il portiere della Pro Patria, secondo in campionato per Cutolo. Cross al volo di Colombo, salva Nolan in calcio d'angolo. Ancora Cutolo, prova ad andare via dal fondo, grande salita di Cutolo, dietro per Gori che la mette giù e poi calcia! Il terzo gol dell'Arezzo, la doppietta di Gori! Prima doppietta in Amaranto, ancora Cutolo che ha messo lo zampino in tutti e tre gol. Qui Pro Patria che lascia fare a Gori quasi tutto, 3-1. Sono entrati anche Lenucci, Parker, Colai, Masetti e Brignoli nella formazione di Busto Arsizio. Nell'Arezzo è entrato Ceccarelli, preso in settimana. Conclusione di Cutolo deviata, palla di un soffio fuori. Arezzo che sfiora anche la quarta rete. Nell'Arezzo entrerà anche Chedira oltre a Tassi. Qui c'è il tentativo da parte di Cutolo, poi prova a liberare la Pro Patria, azione di alleggerimento, conclusione di Masetti, la parata di Pissardo e Lenucci manda fuori al 91°. Rinvio da parte del portiere dell'Arezzo Pissardo,
con il colpo di testa che finisce lì, è corto e finisce anche la partita. L'arbitro Monaldi fischia alla fine, l'Arezzo torna a vincere 3-1, non vinceva dalla prima giornata, può essere una svolta per la stagione dell'Arezzo. Domenica prossima al Comunale arriva la corazzata Monza. Allora Luca, l'atmosfera, inutile negarlo, no? Poteva farsi pesante perché questa assenza di vittoria, l'Arezzo che non segnava addirittura da oltre 260 minuti, la vittoria che non arrivava, una classifica che insomma si stava facendo pesante anche se siamo solo all'inizio, quindi questa è una vittoria che per tanti motivi può essere veramente, come dire, il cambio di passo. Sì, assolutamente, era una vittoria che serviva come il pane, no? Perché venivamo da dei risultati sfavorevoli, anche se a Como c'era stato un piccolo segnale di crescita, testimoniato anche dal punto che abbiamo conquistato insomma, in trasferta. Però ecco, mancavano 3 punti, mancava un ulteriore passo avanti che secondo me la squadra ieri ha fatto, perché dopo un primo tempo buono, ma dove ancora secondo me si vedeva un po' la paura magari di perdere palla o di rischiare la giocata, il secondo tempo ci siamo veramente secondo me sbloccati e è venuto fuori un bel secondo tempo. E è importante che si sia sbloccato Gori, è importante che abbiamo rivisto il miglior Cutolo. Ci sono un po' di segnali anche incoraggianti anche in vista dei prossimi due impegni che sono molto difficili, sia in casa col Monza che poi in trasferta a Siena, che è un derby, quindi è sempre difficile. Dove c'è una situazione, poi avremo modo di parlarne, veramente particolare, perché il Siena ha vinto tutte le trasferte, compreso quella di Monza, e ha perso tutte le partite in casa, anzi stava per perdere tutte le partite in casa, e invece si è salvata al 90° con un tiro di Arrigoni dalla distanza, che ha preso tutte e due i pali e si è infilato, quindi in questo caso Siena che è stato baciato, no? Un po' dalla buona sorte, e quindi sicuramente ci sarà un clima particolare per questo derby. Allora Agostino, tu hai allenato Gori, qui vediamo il primo gol, che è un gran pezzo di bravura, al di là del bel lancio di Cutolo, però poi da lì a farlo diventare un gol ci vuole tanta bravura che ha avuto Gori qui. No, era un ragazzo con un prospetto importante, un giocatore che vede la porta in modo incredibile. E purtroppo l'anno scorso non ha fatto benissimo, prima è andato a Foggia, poi a Livorno è un po' non ha avuto tante occasioni, ma secondo me in questa categoria non c'entra nulla, perché è un giocatore che lavora per la squadra, vede la porta. Io, guarda qua, vedi? Stop e sinistra. Io lui già con me giocava, io avevo il 98, ma lui era il 99 e già l'avevo portato su con me, perché si vedeva che era un giocatore di... E secondo me ha ancora tempo per salire di categoria, sicuramente. Tra l'altro in quella squadra c'era anche Caso, giusto? C'era Beppe, c'era Mosti. Mosti, quindi insomma, sì. C'avevi, no, non dico no, mezzo Arezzo di ora, ma quasi. Sì, sì. No, erano tutti giocatori interessanti, anche Beppe, sia Luca Mosti che Beppe, sono due... Beppe è un giocatore incredibile, uno che ti, soprattutto a partite in corsa, uno che te le spacca, perché entra subito in partita, qualità tecnica incredibile. Quindi sono prospetti interessanti e bravi, secondo me. Quindi è... confermi un po' quello che è l'utilizzo che ne ha fatto Di Donato, cioè entrare a partita in corso, perché quando le cose non andavano, no, molti tifosi si chiedevano perché non lo vediamo dall'inizio. Sono quei giocatori che quando giocano dall'inizio hanno un po' di difficoltà a entrare in partita, invece a partita in corso giocatori che essendo brevilinio, essendo avendo qualità tecniche, quando soprattutto le altre squadre cominciano ad avere un po' di difficoltà fisica, lui a questo quiz importante, uno che ti cambia la partita. Però non è detto che non possa giocare dall'inizio, anzi è uno che si allena anche bene, un giocatore che si allena bene, che potrebbe anche giocare dall'inizio. Questo è il secondo gol di Gori, sempre Cutolo che va via alla grande, viene lasciato solo Gori che ha tutto il tempo, insomma, quindi hanno dato tanto tempo per controllare e poi è bravo a metterla all'angolino. Dimmi. Comunque anche quel ragazzino non è male, quel Cutolo. Cutolo è un ragazzino di primo pelo. Sì, sì, ha tanta roba. Anche qui va, di poco sfiora gran gol dalla distanza. Danilo secondo me è un giocatore fondamentale per questa squadra, ti fa la differenza in tutti i sensi, sia come leader che come qualità tecniche, come giocatore da spogliatoio, dai.
Secondo te come va servito? Poi dopo nella seconda parte magari entriamo anche sui moduli, perché è stato uno dei temi, no, di questo inizio di campionato. Gori, come va? Cioè, che tipo di giocatore? Cioè, ci vuole un cutolo della situazione? Sì, in che modo, no, è un giocatore che deve stare in aria comunque. Non gli dispiace neanche giocare per la squadra, però la sua dote migliore è in aria, perché io lo chiamavo un piccolo cane da tartufo, perché uno che sente la porta. La sente proprio. Sente l'odore. Sì. Quindi è uno che deve stare lì nell'aria. Ecco, perché tu sei uno di quegli allenatori, ne parlavamo prima di iniziare, che fa fare, soprattutto chi ha questo senso del gol, cioè l'attaccante deve fare l'attaccante. Perché vediamo in giro, no, delle situazioni in cui, non solo in Serie C, ma anche in campionati maggiori, dove si chiede all'attaccante un lavoro mostruoso che poi lo penalizza magari in quello che è il suo lavoro, cioè fare gol. No, io, per me l'attaccante deve stare in aria. Ecco. Perché se no non si chiamerebbe attaccante, si chiamerebbe un'altra cosa. Quindi, no, poi è normale che purtroppo nel calcio attuale non puoi avere un attaccante che non ti fa un po' di fase difensiva, perché se no lo fanno i grandi campioni, te lo fa anche Ronaldo. Quindi, però chi ha determinate doti di sentire la porta, come a Inzaghi non gli potevi dire stai fuori area o... Quindi sono giocatori che devono stare lì in aria, aspettare la palla dal compagno, e lui qua c'ha Cutolo che è un maestro in questo. Torniamo dopo la pausa. Eccoci tornati, allora tra poco sentiremo anche l'intervista a Di Donato e a Javorčić, che ricordiamo comunque con affetto perché è stato tra i protagonisti della cavalcata 2003-2004 di Mario Somma. Per lui c'è anche il cattivo ricordo dell'infortunio, no? Del finale di stagione, che poi ne ha compromesso tutta la carriera. Ti volevo chiedere, Luca, di Di Donato, perché dopo la partita con l'Albino Leffe si respirava una brutta aria, nel senso che la squadra sembrava veramente un po' per le assenze, un po' perché comunque il modulo, no, che lui aveva preparato fin dall'estate sembrava un po', e sembra tuttora probabilmente un po' inadeguato, no? Almeno per i giocatori che ha adesso a disposizione, e quindi anche lui sembrava un po' così in confusione. Poi la società, credo la squadra, si è compattata, la conferenza stampa di Pieroni di lunedì scorso, insomma lo spogliatoio ha reagito. Sì, sono contento per Di Donato, perché a parte insomma, il ricordo del giocatore che era, insomma, era un peccato magari che venisse macchiato, ecco, da un eventuale esonero, ecco, mi sarebbe dispiaciuto, onestamente. E poi è stato bravo, secondo me, a capire che forse o non è proprio il caso di utilizzare quel modulo lì, oppure potrà essere utilizzato più avanti, magari quando anche alcuni giocatori entrano in condizione, perché magari Gori è arrivato all'ultimo e non era ancora, non è ancora in perfette condizioni fisiche, più lo stesso magari, e potrà essere utilizzato più avanti. E è stato capace, secondo me, a dare un sistema di gioco diverso alla squadra, probabilmente sacrificando anche qualche giocatore, perché Belloni a fare tutta la fascia quinta sinistra, insomma, magari fa fatica, però ho notato anche una grande disposizione al sacrificio di questi giocatori che sono magari un po' fuori ruolo, come Belloni, Rolando, anche lo stesso Piu, che si sono veramente messi a disposizione dell'allenatore e a coprire un ruolo magari non loro. E secondo me abbiamo trovato più compattezza, più solidità, soprattutto in mezzo al campo, che secondo me era il ruolo insomma, la posizione dove facevamo più fatica. Agostino, la settimana scorsa in conferenza diceva Pieroni, no, che il 4-2-4 già per definizione è un ruolo difficilissimo. Detto in questa situazione, dove comunque l'Arezzo aveva solo Foglia, perché anche Volpicelli era stato infortunato, e quindi è molto complicato portarlo avanti in una situazione dove ti mancano anche tanti giocatori, quindi un po' per emergenza, un po' comunque Di Donato ha dimostrato anche intelligenza nel variare, e non so se il 3-5-2 ora potrebbe essere come dire, una chiave. Ma sai, 4-2-4... Se attacchi tu è bellino, però quando c'è da difendere i due mediani fanno troppa fatica, perché avere 50 metri di ampiezza da difendere non è facile, quindi però è un modulo che lui l'aveva preparato. A parte, lui l'anno scorso giocava 4-3-3 ad Arzignano, anche quest'anno mi sa che all'inizio era partito volendo fare un 4-3-3, però
secondo me in fase di possesso è bellina, però se non c'hai, come si parlava prima di Gori, un attaccante o due ti devono dare sempre la mano, se no la difesa è poco protetta. Trovi spesso, hai mai trovato qualche allenatore che gioca così? Ma in Serie D pochi, no. Pochi veramente, ormai in Serie D molti vanno dietro a questo 4-3-1-2, 4-2-3-1, qualche difesa a 3, ma 4-2-4 è difficile anche perché, come si parlava prima, ora è molto più facile fare le partite fuori casa che in casa, perché in casa quando ti fai tu la partita, incontri tutte le squadre che ti ripartono, e quando ti ripartono ormai non hanno più paura, non è che molte squadre vengono qui ad Arezzo e si impauriscono a venire fuori, ormai ho visto anche i Brescia ieri a Napoli, tutte squadre che appena entrano in possesso di palla ti contrattaccano, se non hai delle marcature preventive o gente che ti fa bene la fase difensiva, perdi, perdi. Il 3-5-2 ti piace invece come modulo? A me la difesa 3 non piace. Non ti piace? No, perché i quinti hanno troppo campo da coprire, i quinti devono fare una fatica, e prima di arrivare dall'altra parte è lungo il campo. Sì. A me piace avere due uomini sulla fascia. Questa è stata l'unica sbavatura di ieri con l'ennesimo gol dell'ex. Comunque ti dico, io settimana scorsa avevo sentito Marco Masi, sì, che hanno giocato loro, la Pianese aveva giocato, mi aveva parlato molto bene della Propatria. Ah, della Propatria. Ma infatti detto, aveva dominato anche a Siena, perché vinse al 90esimo, che ha segnato Colai al 90esimo, però aveva avuto tante occasioni. Infatti ieri sicuramente la squadra di ha pagato, come tutti, no? le tre partite. Sì, ha lasciato fuori anche qualche giocatore. Ha lasciato fuori le noci, ha lasciato fuori i migliori con cui aveva vinto, sì, no? le due gare di fila. Quindi alla fine la Rezza ha concesso solamente questo tiro di Defendi, che è stato bravo, e lì l'Arezzo, diciamo, si è attaccato, no, Luca, ai difensori, ma non poi difficoltà, no, Nolan in particolare non l'abbiamo visto, ecco, in queste prime partite prontissimo. Sì, probabilmente Nolan aveva bisogno di un difensore accanto a lui con esperienza. Io penso per esempio l'anno scorso a Pinto Pelagatti, no? Certo. Pinto è cresciuto secondo me molto anche grazie magari all'apporto di Pelagatti a livello di esperienza. Magari Ceccarelli, ecco, che abbiamo preso svincolato in questi giorni, potrebbe dargli una mano a crescere, soprattutto dal punto di vista magari anche del temperamento, della sicurezza, anche se secondo me ha fatto già dei passi avanti rispetto proprio alle prime apparizioni. Anche Pinto l'anno scorso non è che all'inizio. Esatto, sì. Poi Pinto man mano aveva avuto anche lui nelle giovanili della Fiorentina. Sempre lui. Okay. Però è un buon giocatore. Anche lui all'inizio aveva un po' titubato, poi era un po' titubante, poi dopo si è dimostrato il buon giocatore che è. Ci fermiamo e, anzi, prima di fermarci, ascoltiamo le voci di Di Donato e di Javorčić. I ragazzi sono stati veramente grandi oggi, nonostante la quinta partita in due settimane non hanno accusato assolutamente la stanchezza, ma hanno fatto una partita incredibile dove hanno meritato appunto questi tre punti, che per noi sono punti pesanti che ci riportano l'entusiasmo e ci fanno lavorare meglio. Ecco, la partita perfetta, però si è esaltato in particolare il reparto più forte di questa squadra, cioè l'attacco. Ma io penso che abbiamo fatto tutti una grandissima partita e abbiamo giocato veramente da squadra, abbiamo difeso tutti e 11, abbiamo attaccato in tanti, quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi perché hanno interpretato nel miglior modo possibile questa partita e ha meritato ampiamente il risultato, che per noi era fondamentale, non devo negarlo. Ho colpito lo spirito di sacrificio e di attenzione anche sul 3-1 fino agli ultimi istanti, dove poteva arrivare anche la quarta rete. Sì, sì, siamo stati bravi a non dare occasioni alla Propatria, e addirittura potevamo fare il quarto gol con Khedira, però ti ripeto, oggi si è visto una squadra, un gruppo forte, e anche se siamo convalescenti siamo sulla via della guarigione. Adesso possiamo permetterci di lavorare meglio, abbiamo una settimana dove preparare la partita di Monza e siamo sulla buona strada. Un cutolo straripante anche per Gori, insomma, importantissimo essersi sbloccato così. Beh, Nello non lo scopro io, Nello in momenti di difficoltà è il capitano che tutti vorrebbero avere, è un giocatore che trascina gli altri. E Gabriele non lo scopro io, è un giocatore che doveva entrare in condizione, piano piano sta entrando, è un giovane importante e oggi ha fatto vedere quello di cui è capace. Con questo modulo con cui l'Arezzo sembra più compatto è solo una questione, ecco, di emergenza, o potrebbe essere il modulo definitivo?
No, io non parlo di moduli, vediamo adesso in futuro, però è normale che ci dia più compattezza, no? Anche io dovevo capire la categoria, per me è anche una novità, quindi con questo sistema di gioco ci sta dando dei frutti. Adesso cercheremo di recuperare più gente possibile per poi vedere quale sia la soluzione migliore. Bene, c'è Carelli quando è entrato e anche buona la mossa di Tassi. Ceccarelli non lo scoprì, è un giocatore importante, un giocatore che deve entrare in condizione, però è un giocatore che ci può dare una grande mano. Per quanto riguarda Lorenzo, Lorenzo è un giocatore che è sempre positivo e lo dimostra quando viene chiamato in causa. Infine, dal punto di vista, ecco, del morale, quanto incide questa vittoria? La vittoria incide tantissimo, ci permette di lavorare bene, ci permette di sentire meno la fatica e di preparare meglio la partita di Monza. Ecco, quella con il Monza potrebbe essere la partita che cambia totalmente la stagione. Ma adesso vediamo, in settimana spero di recuperare qualcuno. Sicuramente è una partita importante, è una partita dove ci teniamo a continuare a striscia positiva, è una partita da giocare. Da una partita equilibrata nel primo tempo e dopo gli episodi l'hanno indirizzata verso Arezzo, poi obiettivamente per noi era difficile recuperare, la partita si è pian piano spenta, noi comunque ci abbiamo provato con sicuramente meno energia, meno qualità del solito, però ci sta, questa era per noi la terza partita in una settimana pesante, abbiamo speso tanto, abbiamo qualche problema di ricambio, però comunque Arezzo ha fatto meglio e noi andiamo avanti così. Provato il secondo tempo e poi c'è stato subito il gol, no? Sì. Dopo tutti quei cambi con i protagonisti poi delle vostre ultime partite. Sì, diciamo che abbiamo provato a dare un messaggio, un ricambio per capire se potevamo recuperare la partita, ci stava perché 2-1 comunque la partita è sempre aperta, invece quell'episodio di 3-1 lì subito dopo il cambio è chiaro che è indirizzato un po' la partita e è diventata obiettivamente difficile, però diciamo che non siamo riusciti a giocare quelli 20-25 minuti come magari abbiamo voluto giocare e quindi oggi episodi magari ci sono andati a sfavore, ma in una settimana ci sta. Comunque Arezzo dopo si è preso fiducia e si è comportato bene, però va bene, andiamo avanti così. Un giudizio su questo girone, c'è alcuni che ritengono, no, che si è abbassato il livello rispetto allo scorso anno, e lei che ne pensa? Penso che sia un campionato diverso, con le squadre diverse, magari più levelato verso medio-alta, medio-bassa classifica. Ci sono meno squadre che possono vincere il campionato in senso del per blasone, per la struttura delle squadre. L'anno scorso c'erano i 7-8, quest'anno c'è molto più equilibrio sostanzialmente, ma comunque rimane secondo me un campionato molto interessante dove ci si vedono tanti giovani interessanti e perché no, anche magari più affascinante dell'anno scorso. Eccoci qua, stiamo parlando di Arezzo Pro Patria, di questo nuovo cammino che ci auguriamo per l'Arezzo sia il più positivo possibile. Sentiremo, Luca, tra poco le parole anche di Luciani, perché ci ha tenuto, no, a fare tutto un discorso, perché probabilmente è rimasto anche colpito, no, forse da qualche critica che lui, non so se si riferiva ai social o a qualche critica in particolare anche da parte della stampa, e da una parte ha ricordato comunque il pubblico, ci teneva, insomma, perché ha detto io sono qui, ha passato, no, tutte le fasi delicate degli ultimi anni, e dall'altra, insomma, ecco, è venuto fuori questo lato anche umano di Alessio Luciani, no? Sì, Luciani secondo me è un giocatore molto, come dice anche lui stesso, molto emotivo, cioè veramente sente la maglia, sente la partita e probabilmente sente anche quando sbaglia qualcosa, quando vede che non fa la prestazione che vorrebbe. E ieri secondo me invece è stato molto positivo e probabilmente, ecco, anche ha voluto, insomma, togliersi qualche sassolino dalla scarpa, visto qualche prestazione ultimamente non eccezionale. Poi è vero il fatto che ha sempre giocato con dei problemi fisici, quindi probabilmente non è stato sottolineato abbastanza questo fatto, e ci ha tenuto, ecco, a sottolinearlo anche lui stesso. Credo che sia uno di quei giocatori che dà sempre tutto per la maglia, e lo dimostra tutti gli anni che è stato qui ad Arezzo, perché è rimasto lui insieme a Foglia, Cutolo, sono rimaste le colonne portanti della squadra, e un elemento, ecco, insomma, secondo me adesso irrinunciabile per questo Arezzo qui. Anche perché una squadra molto giovane,
avere comunque tre giocatori di questa esperienza è fondamentale, no? Secondo me è importantissimo. Ma io dico che molte volte si dice in Serie D che c'hai l'obbligo di far giocare gli under, che gli under sono importanti, secondo me sono importanti i vecchi, che ti li fanno crescere, ti li fanno maturare, soprattutto gli anziani positivi, perché poi a volte, soprattutto in D, puoi trovare l'anziano che viene proprio per svernare, per la pagnotta, sì. Però se trovi quelli positivi te li devi tenere ben stretti, anche in C secondo me sono fondamentali. Allora, sentiamo, e poi in un momento, no, in cui di bandiere non esistono quasi più, lo vediamo, no, di anno in anno che le squadre completamente... No, ecco, quindi io credo che siano anche da apprezzare, perché è comunque tra le cose brutte del calcio moderno c'è anche questa, no? Perché no, o tra i prestiti, o tra che devi appunto prendere sempre dei giovani nuovi se vuoi contributi, cioè una serie di motivi per cui l'Arezzo dell'anno scorso è all'80% diverso dall'Arezzo di quest'anno e così sarà per sempre il prossimo anno. Quindi come fai anche a... Sì, ti sei legato alla maglia, però non può scattare, no, quell'affetto che una volta avevamo per Menchino, esatto, per quelle che sono... È cambiato tutto, e quindi quando ci sono giocatori che resistono tre anni è una notizia, insomma. Esatto, no? Esatto. Allora, sentiamo Luciani e sentiamo anche Gori, molto simpatico anche quando parla dello scambio con la donna guardalinea. Sentiamo. Sono molto contento dei due gol, ma sono contento più che altro, come ho detto in precedenza, della prestazione della squadra e che siamo riusciti a tirarci fuori da un periodo che ci andava un po' tutto storto, e ne sono contento. Ecco, può essere considerata una vittoria che cambia un po' il corso della stagione? Ma sicuramente ci dà quella consapevolezza che magari non riuscivamo a comprendere nelle giornate precedenti, perché siamo tutti ottimi calciatori e lo dimostreremo senz'altro. Ecco, il primo gol è particolarmente bello, sia per come te lo sei costruito su un gran pala di Cutro. Sì, come ho detto, dopo 5 fuorigiochi sono riuscito a smarcarmi, e comunque sì, dai, è stato un bel gol. Ecco, infatti ho visto che hai parlato a distanza anche con l'assistente che aveva sempre sbagliato. No, più che altro per il gol, non so se è il gol quello di testa, sì, che, sì. Non ero molto contento, diciamo, però... Secondo te hai attaccato il pallone? Hai attaccato, sì, il pallone. Non lo so, devo rivedere. Cosa vuol dire che sia una doppietta in casa? No, potrebbe essere, insomma, la prima di una serie, quello che ti auguriamo. Certo, deve essere così. Deve essere. Io punto a, come ho detto nella prima intervista, a fare la differenza, ovviamente. C'era bisogno di dare un segnale abbastanza importante oggi, perché veniamo da un periodo che tutti sappiamo, in cui non ci girava per niente bene. E la sfortuna noi ce la dovevamo portare, la dovevamo abbandonare, ci dovevamo portare la fortuna alla nostra parte. Oggi dovevamo far sì che comunque con la prestazione, con l'aggressione e con un po' un tutto essere tutt'uno, essere un gruppo unito, volevamo fortemente questa vittoria. Questa vittoria da dedicare a quella gente che ci ha battuto le mani quando ha capito che noi eravamo in un periodo di difficoltà, quella gente che in 20 si sono presentati a Crotone facendo una trasferta allucinante, quella gente che ci sta sempre vicino, che nei periodi di difficoltà, che io conosco perfettamente qua ad Arezzo, quale abbiamo vissuto, io sono una persona che ogni volta che viene in conferenza stampa cerco, diciamo, di fare una piccola dedica alla gente, perché sono loro che comunque sono il motore di questo ambiente. Dovevamo fare la prestazione, è arrivata e quindi ce la siamo meritata, e andiamo avanti così, e sapendo che comunque affronteremo un avversario abbastanza importante la prossima settimana, ma non ci culleremo sicuramente. Ci sproneremo i ragazzi più giovani a dare di più da martedì. Tu hai molta esperienza, questa può essere quelle partite che cambiano in questo caso in positivo una stagione, nel senso che rompono un po' questa serie negativa e potrebbe essere una svolta. Sì, anche perché era solamente una serie negativa, perché le prestazioni le abbiamo sempre tirate fuori. Penso che durante la stagione abbiamo fatto sì che potessimo portare dalla parte nostra tutti gli episodi negativi che ci stavano venendo fuori, e ci siamo riusciti con la maggior parte dell'impegno, soprattutto oggi. Però come già detto, questa vittoria ce la prendiamo, ce la teniamo, ma la accantoniamo subito, come abbiamo fatto con la sconfitta, perché dobbiamo pensare soprattutto al prossimo avversario, un avversario forte, un avversario costruito per vincere, e quindi noi con la nostra umiltà che ci ha contraddistinto in varie occasioni cercheremo di affrontarlo senza paura, ma con la determinazione giusta che l'Arezzo in tutta Italia sanno che abbiamo. Eh sì, gli aveva sbandierato diversi fuori gioco nel primo tempo, e più lui diceva che era gol anche il colpo di testa, anche se dalle immagini si fa fatica, sembra più no che sì, però ecco.
Non mi sembrava. Tutta la curva non mi sembrava, non ti sembrava dentro, onestamente. Tutta dentro non mi sembrava. Sì, l'aveva combinata. Lui gioca molto comunque sulla fuorigioco, sulla linea, sull'ultimo difensore. Si gioca, Quindi è facile che vada in fuorigioco, dici tu. Però lui ci gioca su queste cose qui. Quando se la alza vuol dire che... Però è molto bravo anche in quello. Sì. E Tornaghi lì l'aveva combinata perché la stava buttando nella sua porta, poi è stato bravo a recuperarla. Agostino, tu nella prima puntata, cioè dopo una vittoria, e tu fai sempre queste previsioni che però in quel caso si sono rivelate azzeccate, nel senso che tu avevi detto attenzione a fare grandi promesse, a fare grandi manifesti di quello che accadrà, perché tu dici quest'anno sarà molto più complicato dell'anno scorso, e confermi? Sì, confermo, perché l'anno scorso c'era tutto da guadagnare, quest'anno si viene dai playoff, la gente, sai, quando mangia il prosciutto la mortadella non gli piace più, quindi a parte, io penso che ci sia gente come Pieroni, gente esperta che sa di calcio, quindi sa che il primo obiettivo è rimanere in questa categoria. Poi se fra 2 o 3 anni ci sarà l'opportunità, perché io ribadisco, purtroppo anche questo lo dico da tanti anni, anche l'Arezzo merita una piazza un pochino più importante, una categoria un pochino più importante, dai, perché poi la Serie A l'ha vista quasi tutte le toscane, l'hanno vista tutte, Siena, secondo me sembra una maledizione, Pistoia, no? Anche l'Arezzo secondo me potrebbe un giorno affacciarsi in quella categoria, anche per dire ci sono stato anch'io. Poi per me sarebbe, per me che sono ormai un aretino da dosi, sarebbe anche una cosa importante per la piazza, che poi sai, si guadagna in tutto, non è che si guadagna solo nel calcio, si guadagna come immagine. È tutto l'indotto, no? Sì. Quello che spesso non si capisce quando qualcuno ci critica, dice parlate di calcio, no? Perché comunque si parla tanto di marketing, e questo è uno dei modi migliori per farlo, no? Sì, esatto, cioè è chiaro che anche salire di categoria comporterebbe costi maggiori, ma anche molte più entrate, sponsor, diritti televisivi, e l'interesse magari di più aziende, di più imprese, di più imprenditori interessati magari anche solo a partecipare, ad aiutare, credo che sia importante, cioè si creerebbe veramente ricchezza per la città, secondo me. Agostino, l'Arezzo può competere, tra virgolette, competere in una singola partita con il Monza domenica, nonostante il divario anche di investimenti, di costi, di valori? Questa è la periodo che vincere e perdere con tutti. È normale che se il Monza viene qui e corre allo stesso modo dell'Arezzo, alla fine la qualità tecnica... Sì. Però se il Monza pensa di venire ad Arezzo e fare una passeggiata, per me... Anche se poi l'Arezzo ce l'ha giocatori di qualità, perché lo stesso Cutolo, Gori, Fogli, sono tutti giocatori importanti, non è che sono giocatori che l'anno scorso giocavano in terza categoria. Quindi per me poi sono quelle partite ancora più belle da vincere, perché sai, la gente si aspetta poco, invece quando le vinci sono ancora più belle, secondo me. Si crea anche quell'attesa, sì, probabilmente della partita dell'anno quasi, insomma, col, sì, Siena probabilmente saranno le due partite più sentite. Infine, diceva Javorcic alla domanda se il girone, no, è come molti sostengono, cioè che il livello sia notevolmente abbassato rispetto all'anno scorso, lui dice di no, dice un campionato diverso, magari anche più bello, secondo altri invece no, il livello si è abbassato, no, verso il... Non è vero. Non è vero. No, perché secondo me, guarda l'Alessandria quest'anno, che guarda, c'è il Novara, c'è ancora la Carrarese dell'anno scorso, per me il livello è ancora più che buono, quindi per spiegare, dicevo molte volte, l'Arezzo deve soprattutto pensare a tenere la categoria, perché secondo me il livello non è vero che sia abbassato, anzi siamo lì. Infine, Luca, ieri la curva ha cantato alla fine, no, vi vogliamo così, era un po' che non si risentiva, ha apprezzato anche il sacrificio che si è visto ieri. Secondo me ha apprezzato soprattutto, sì, il sacrificio, la voglia di superare questo momento di difficoltà, di ritrovare la vittoria, di ritrovare fiducia anche nei propri mezzi. Ecco, penso che sia questo l'atteggiamento che i tifosi vogliono sempre vedere in campo.
è una squadra che lotta e ce la mette tutta per, anche nei momenti di difficoltà, per superarli. E poi è uscita fuori anche la qualità ieri, secondo me. Ecco, magari era rimasta un po' nascosta in queste partite, è venuta fuori alla qualità dei singoli e anche di qualche azione, movimento di gioco, secondo me, ieri, soprattutto nel secondo tempo. Speriamo che sia un buon viatico per le prossime partite. E io sono fiducioso per le prossime due partite, perché sono partite particolari, due squadre forti. Secondo me potremmo avere anche qualche stimolo in più, e poi saranno squadre che magari non si copriranno, quindi avrai magari qualche spazio in più. Sono abbastanza fiducioso, spero che si possa fare un risultato. Grazie a Luca, un saluto ovviamente a tutta la curva Lago Minghelli, grazie a Mister Agostino Iacobelli e ci rivediamo la prossima settimana.